E poi ovviamente tutti questi relatori così sempre molto molto attenti a queste tematiche, relatori che sono studiosi tutti molto illustri e che ovviamente sono sicuro daranno un contributo molto importante a questo problema. I temi sono molti, le relazioni anche, quindi ovviamente io non voglio ulteriormente dilungarmi, se non dopo aver ringraziato un po' tutti i partecipanti e ovviamente anche il professor Stagliano, che in qualche modo è stato anche l'autore, no, di questa iniziativa così anche significativa e interessante. Io cederei ora la presidenza al Filippo Padroni Griffi. Voglio ricordare che Filippo è stato anche il nostro allievo, no? Quindi è uno dei nostri tanti studenti che poi hanno, come dire, illustrato anche il sapere che è stato, quindi qui proprio si è formato come studente e lo ha illustrato in modo migliore nelle varie attività professionali tutte e ora in questa sua funzione che tutti sappiamo qual è. Grazie ancora a tutti. Io vado per altre cose, ma insomma sono qua e sono felicissimo di avere. Veramente no, però. Per ora ancora buongiorno, grazie per l'invito, grazie anche al professor Giovanni per le parole. Io partiamo con una cosa organizzativa, c'è un piccolo, due piccoli cambiamenti. Il primo luogo parleranno di prima il presidente del Cantolo e il presidente Bentangelo e poi dopo farò l'introduzione, ma dovrò fare anche dei conclusioni perché il ministro Del Rio, che ha detto che il suo saluto e si scusa, stamattina gli hanno calendarizzato in aula il disegno di legge sulla città metropolitane, quindi non potrà essere presente. Quindi ho detto che gli interventi sono molti, io darei subito la parola al presidente Caldoro. Molto grazie. Grazie a tutti per l'invito, in particolare agli organizzatori, quindi all'università, al rettore, al professor De Giovanni che ci ospita molto di frequente in questa sala per una serie di iniziative di approfondimento. E saluto in particolare il sottosegretario Filippo Padroni Griffi e il presidente della provincia per tutti gli intervenuti e soprattutto chi con le sue relazioni ci darà argomenti di riflessione. Io veramente sarò breve anche per ragioni istituzionali, fra qualche minuto dovrò andare a una cerimonia, anche se è un fatto positivo quando si apre un cantiere e poi si chiude un cantiere. In questo caso chiudiamo un cantiere di un'opera in corso che è la metropolitana di Napoli, la stazione di Piazza Garibaldi, quindi sono impegnato lì con il ministro Lupi fra qualche minuto. E tra l'altro è proprio il tema perché una funzione metropolitana come quella della mobilità è strettamente legata anche alle opere pubbliche, quindi sappiamo quanto è complesso il governo dei sistemi metropolitani, delle funzioni metropolitane che devono poi determinare nell'ambito dell'efficacia e dell'efficienza ma anche della sostenibilità economica la garanzia di diritti come in questo caso il diritto alla mobilità. Questo vale per la salute, vale per tanti altri che dobbiamo offrire ai cittadini. Quindi la nostra organizzazione dello Stato è strettamente collegata alla capacità di garantire questi diritti e garantirli in maniera più efficace ed efficiente possibile e con strumenti più efficaci ed efficienti. Quello che volevo dire in questo brevissimo saluto è che prima di tutto è una priorità politica, il Paese ha bisogno assolutamente di riforme. Ne parliamo da tempo, questo governo ha la possibilità di farlo, che sia di larghe intese o di intese più larghe, ma comunque su una base parlamentare più ampia, e la base parlamentare più ampia dà la possibilità di costruire in termini di garanzie istituzionali le riforme necessarie. Ne parliamo da tempo, le riforme sono le riforme che incidono sulla Costituzione, ma sicuramente con legge ordinaria tante cose si possono fare. E ne accenno una per entrare nell'argomento che ha visto un po' coinvolto sulla riflessione in particolare delle regioni. Io ho usato un termine giornalistico evidente quando ho detto per me bisogna sciogliere le regioni.
Ma sciogliere le regioni significa, per quanto mi riguarda, riportarle, intanto le regioni così come sono troppo piccole, hanno troppi poteri gestionali, sono uno Stato nello Stato e quindi questo non garantiscono efficienza ed efficacia e soprattutto non garantiscono appunto i diritti dei cittadini così come devono essere garantiti. Ecco perché questo sistema, che deve essere semplificato, modernizzato, deve vedere il Paese prendere il coraggio e la politica avere il coraggio di fare delle scelte che rompono un po' gli schemi e le vecchie abitudini. E su questo, quando ho detto che bisogna sciogliere le regioni, lo dico in questi termini: o si fa uno Stato federale e allora governano gli Stati federali, oppure nella nostra tradizione, questo è un po' più difficile, prevedere nell'autonomia rafforzata in termini di efficacia e di efficienza, nello stesso tempo lasciare lo Stato prevalentemente i poteri e gli ambienti locali, così come prevedeva la Costituzione, il sistema amministrativo gestionale dei poteri dello Stato e gli enti locali, in forma sussidiaria alle regioni che invece avrebbero dovuto avere un ruolo di programmazione e pianificazione, che devono ritornare ad avere, per semplificare, devono essere grandi enti di programmazione, di pianificazione, di garanzia dei diritti, regolatori dei diritti territoriali, non devono avere bilanci, semplifico, non devono avere strutture gestionali e bilanci gestionali. Ultima considerazione. Questo schema di riordino istituzionale che è necessario, quindi per quanto ci riguarda le regioni devono prendere il coraggio a mettersi in discussione, però quando si mettono in discussione, ne faccio un appunto a Filippo, il governo non recepisce questa necessità, o meglio, non tutte le regioni sono pronte, diciamo la verità, però insomma credo che la spinta vada presa. Cioè che vuol dire? Nell'ambito non solo delle riforme costituzionali, ma soprattutto della legge, quella che si discuterà nelle città metropolitane, non ci sono le regioni, ed è un errore. E come non partire dal malato più grave e come portare in sala operatoria non chi ha un blocco intestinale ma chi ha un'appendice. Generalmente quello dell'appendice, come le province, che sono sicuramente, vedete, del loro riordino, ma non mi pare che sia un problema del paese, anche se va tutto semplificato, tutto, che a me tutti devono mettersi in discussione con un processo di semplificazione, ma il malato più grave, che è legato al rapporto non completo, che non si è completato tra Stato e Regioni in termini di poteri, di garanzie e dei diritti, e bisogna partire da là, si può partire con legge ordinaria, non c'è bisogno di attendere la Costituzione. Cioè si può togliere alle regioni i poteri gestionali mettendoli nella legge, che tra l'altro è il provvedimento più conosciuto con il segno di legge di invio, dove le regioni non sono presenti. In questo schema credo che le regioni possano essere un esempio positivo o negativo di piano di sviluppo. Oggi la costruzione delle città metropolitane, che è un rischio che ho aperto, così come si stanno realizzando, sono un rischio gravissimo. Cioè prendono tutti i vizi delle regioni, perimetri amministrativi insoddisfacenti, piccoli, rigidi, tutto legato alla politica, si fa un'altra piccola regione, ma con minore efficacia, perché più piccola, con tutti i poteri gestionali, che prende l'80% delle risorse del paese, perché chiaramente le città metropolitane saranno grandi hub che prenderanno tutte le risorse, il resto sarà terra dimenticata per una parte, diciamo, di tutti i comuni che rimangono fuori. E poi si discuterà sempre degli anni interni, delle grandi potenzialità che il nostro paese ha. In questa filiera io credo che bisogna guardare le mie esperienze europee. Quando non siamo capaci di essere originali, copiamo. E ci sono esperienze nelle quali si vede che i sistemi metropolitani non vengono governati con perimetri amministrativi, non nascono città metropolitane, ci sono le funzioni metropolitane, sono grandi hub che hanno funzioni dipartimentali, che hanno perimetri amministrativi diversi. Oggi governare la mobilità non ha lo stesso perimetro della sanità. L'esigenza del diritto alla salute non è quella del trasporto o della mobilità, non c'è quella dell'utilizzo delle risorse idriche o della gestione dei rifiuti. Cioè, alla fine, ogni sistema metropolitano così complesso ha perimetri amministrativi diversi che deve essere governato con poteri di secondo livello che abbiano i criteri di efficienza, efficienza, efficacia e di sostenibilità economica. È altra cosa rispetto all'istituzione che deve governare questi processi in sede democratica e istituzionale. Ecco, poi il vizio in Italia, veramente concludo, questo è un tema chiaramente naturalmente mia passione, c'è passione, perché costruisce il futuro. Quindi oggi possiamo fare le cose fatte bene e non sbagliare, ma per far questo dobbiamo rientrare in una filiera istituzionale che quindi a riequilibrare i rapporti Stato, Regioni, enti locali, avendo la possibilità di affrontare i temi delle riforme costituzionali, di disegni di leggi molto efficaci di ordine dei poteri locali. Credo che su questa base questo convegno sarà uno degli elementi di discussione reale e forte di un processo che deve cambiare, di un paese che deve cambiare, soprattutto per le future generazioni. Grazie. Grazie.
ricordare che sicuramente uno dei primi fasi è quello dell'ente intermedio, se è un ente fisso oppure se deve essere un ente mobile in relazione al tipo di funzioni che si svolgono sul territorio. La seconda ipotesi, quella che ha utilizzato il Presidente e probabilmente la pluralistica, era più, come dire, quella tecnicamente preferibile. Bisogna vedere se siamo in grado di assicurare una differenza tra unità amministrative, quindi una specie di unità amministrativa di geometria variabile, rispetto alle funzioni che vengono esercitate sul territorio. Ma io ho fatto questo intervento solo perché poi il Presidente ci lasciava, questo sarà sicuramente uno dei temi della giornata. Vorrei dare la parola al Presidente Bertangelo. Sì, grazie, come vi ringrazio di tutto dell'attenzione, sono felice di aver insieme al professor Stariano organizzato un incontro che possa anche chiarire alcuni aspetti riguardo alla vita della provincia, riguardo alle modifiche, alla questa avvicinarsi all'area metropolitana che tanto fa discutere, ma che spesso, come ho avuto modo di dire, appare sui giornali in velocità e che quindi non dà a chi ascolta e sono vice della platea vasta quello che è l'esatto a portata della modifica di quali saranno le conseguenze. Il Presidente Caldoro ha fatto un accenno, ha toccato in modo specialistico ed equilibrato quelli che sono i temi fondamentali. Personalmente farò un accenno più specifico ovviamente per il ruolo e volevo dire al sottosegretario della funzione che purtroppo mi obbliga anche ad essere presente all'inaugurazione della metropolitana, mi farà ritornare tutto perché vorrò ascoltare tutti gli interventi di appassionati di persona e ovviamente sono più teso riguardo l'aspetto, più concentrato al fatto che il ministro di Rio oggi non ci sia perché è proprio in atto una discussione che ci riguarda da vicino. Perché dico questo? Sono come il presidente Caldoro per le riforme, io ho deciso questo alla sottosegretaria di Ministria quando domani parlare in altri precedenti convegni, allora da assessore alla provincia, ora in quest'altro luogo, quindi sono, faccio una premessa, proprio per le riforme e come il presidente Caldoro sono per riforme che abbiano a che fare e che riguardano tutta la struttura dello Stato. Ho un attimo di emozione a parlare in presenza del professore Casaola che ha fatto l'esame in questa università e che mi correggerà e mi ricorderà che tutte le riforme hanno a che fare con l'architettura intera dello Stato e non possono apprendere di mira, soffrire di vita, solo un ente di questi. E non è una difesa appassionata, una difesa solo in quanto titolare di questo ruolo. Vorrei che la riforma avesse riguardato il tutto e devo dare il merito e di onestà morale e intellettuale al presidente Caldoro che più volte si mette in gioco dicendo ridiscutiamo innanzitutto dalle regioni. Questo perché? Perché oramai in questo processo, e lo sto dicendo spesso, l'ho detto al ministro Del Rio, con il quale c'è un colloquio anche simpatico e stuzzicante sul piano dell'intellettivo, mi sembra che il fatto delle province, della modifica della provincia a Tucumán che si debba fare, sia un qualcosa che oramai i giornali, l'opinione pubblica abbia oramai digerito e consolidato e quindi lo si debba fare per forza, senza ascoltare tutte quelle richieste che vengono dalla base. Io vedo sindaci in questa sala, richieste che partono da coloro che amministrano quotidianamente le nostre zone. Allora dico al sottosegretario che la difficoltà maggiore in questi giorni è vista proprio dai tanti sindaci di piccole e medie città che all'interno di questo riordino non vedono come qualcosa che li tranquillizzi sul riequilibrio delle funzioni dello Stato il fatto che di qui a poco, e non per un giudizio ovviamente dal quale mi guardo bene sulla persona del sindaco della città capoluogo assolutamente, ma nella funzione che possa per guidare questo ente per i prossimi anni con una, sicuramente visione che sarebbe, io lo capite anche voi centralistica, perché il sindaco di Napoli o di Torino o di Milano ovviamente all'interno dei propri problemi tenderebbe a privilegiare quelli che sono della propria città e scarsamente potrebbe avere interesse nel mare di problemi che attanagliano le nostre comunità, come da per paesi di 3 o 4 mila abitanti che a volte sono anche a 50 km dalla città capoluogo. Lo vediamo difficile. Stefano diceva che abbiamo bisogno di una funzione forte, di una funzione che abbia un'autonomia finanziaria, di un ente che tanti tra di voi, tra me stesso, delusi dell'attuale
l'attuale sistema amministrativo possa essere forte, influente, incisivo. In questo caso io ti vuole, e lo dico chiaramente, che si possa frammentare in qualcosa che esiste, che ha la sua certezza. Io da sottosegretario della provincia di Napoli ha 130 milioni di euro che per fatto di stabilità non utilizzare, che è accorrente con i pagamenti delle aziende al 15 ottobre del 2013, quindi capite bene che quasi siamo al giorno, che il 15 ottobre è un mese fa, forse siamo andati anche oltre, quindi che mantiene i suoi impegni, che riesce nell'ultimo assestamento a riequilibrare i voti delle sue partecipate, che riesce a tenere in ballo e quindi rimanere nell'ambito lavorativo ben 600 persone, non è da poco. E allora rifunzionalizziamo, ma rifunzionalizziamo tutto. A me pare che se ci sia ostinati, confesso, non ci sia stato un ascolto a quelle tante richieste che vengono dal basso, e quando dico che i sindaci che non gradiscono tutto ciò, voglio anche dire che in un appello, in questi nostri incontri che facciamo molto spesso, tanti di questi mi hanno palesato la volontà probabilmente di esercitare un ruolo diritto, quello di dire che non vogliono stare in quest'area metropolitana, perché è consentito quando un numero, un terzo dei sindaci dimostri la volontà di non partecipare, potrebbero malpalesare questa volontà, e quindi voi capireste che ci troverete di fronte a noi che nasce, ma nasce già con una volontà del territorio di non farvene parte. Quindi voglio dire, questo scarso ascolto, abbiamo formalizzato tanti emendamenti, tante proposte parziali che certamente non tendono a mantenere la provincia di Napoli, quindi se questo deve essere finale, diciamo che non tendono a questo per dissipare dubbi. Dato dell'amministrazione in carica è per legge fino a maggio di questo anno, del 2014, quindi non chiede un'ultra attività, però chiede una rappresentanza forte, un'autonomia finanziaria, e poi penso che solleticherà tutti voi, chiede quella di seguire quella tendenza che negli ultimi anni tutti desideriamo, tutti diciamo, ma che poi nei fatti non viene attuata. Tutti parliamo di elezione diretta, tutti vogliamo votare i nostri parlamentari, tutti vogliamo votare i politici che ci rappresentano, e intanto ci prepariamo ad attuare una riforma per l'area, per la città metropolitana, che vede invece dei partecipanti che saranno nominati dalla volontà. Quindi noi andiamo da una parte verso una tendenza, e lo facciamo con difficoltà perché non si vede ancora prossima questa volta, sì, tutti dicono di voler cambiare la legge elettorale, tutti dicono che si dovrà trovare al voto, però nei fatti non viene fatto. Intanto una cosa certamente la faremo tutti a poco, probabilmente in questa settimana, facciamo sì che lo provincia, che è uno dei clienti dello Stato, delle amministrazioni dello Stato, dove si veniva votato dai cittadini con l'ultimo voto, invece ritorniamo ad un sistema che in altri casi diciamo di rifugio. Questo mi sembra sano, devo dire, perché ho messo le mie e approfitto di una sottocomunità, è qualcosa che mi è bizzarro, mi sorprende, e con questo, come Stefano, voglio anche io essere breve. Io non credo in questa tendenza accentratrice verso la città metropolitana risolverà i problemi delle aree metropolitane. In sostanza poi le aree metropolitane vere in Italia, lo diciamo tutti, ci riuniamo settimanalmente a Lupi, ed è chiaro che le aree metropolitane vere, facendo salva Roma Capitale, che avrà una legge a parte, ci avrà una tutela specifica, c'erano Napoli e Milano. E allora io dico che non siamo neanche d'accordo al fatto che poi le aree metropolitane siano 10, perché debba comprendere città che poi in effetti di aree metropolitane hanno poco. La vera area metropolitana, e me lo confessa il stesso Presidente Podestà della provincia di Milano, in primis è quella di Napoli. Chiunque di noi conosce la nostra provincia sa che siamo naturalmente aggregati e fatti in modo tale da rispecchiare i requisiti. Però intanto non abbiamo ancora le dimensioni, non abbiamo un'autonomia funzionale, non abbiamo un'autonomia finanziaria. E allora io ho paura, e lancio un video all'anno perché conosco la sensibilità del sottosegretario, che possano essere recepite delle modifiche che noi abbiamo chiesto più volte a gran forza come UBI, prima per tutte le province italiane, per alcune di quelle, per Napoli e Milano in particolare, che sono città che hanno una diversa morfologia, una diversa funzionalità rispetto alle altre province, tipo quella di Firenze o di Venezia, che di area metropolitana alla fine hanno ben poco. Quindi io mi auguro che, come in ogni confronto democratico, come in ogni dibattito nel quale ci sia la condivisione di principi, sia la volontà di fare il bene delle proprie genti, delle proprie persone, delle proprie istituzioni, anche in questo caso non disdegno, non penso di essere arrivato troppo sotto, troppo nell'immediatezza del provvedimento, però spero
perché mi è stato insegnato, l'ho studiato, ci credo che delle modifiche possono essere sempre fatte nel momento in cui vengono fatte per il bene delle nostre aree. Io spero che che si abbandoni un po' quello slogan, tra virgolette, della provincia che deve essere cancellata all'interno di un sistema ben più vasto e che probabilmente, come diceva Stefano Padoro, non fa grandi danni, e si possono ricevere dei contenuti affinché si ridisegni, come già si è fatto, un ente che poi nei fatti risponda a quelle esigenze, a quei desiderata che come cittadini, mi metto tra di voi, vogliamo dalla politica. Grazie. Ora io dovrei introdurre il dibattito, cercherò di farlo in maniera generale, anche perché poi dovendo fare le conclusioni in qualche modo devo organizzare me stesso. E, il tema è sicuramente di centrale importanza, perché è di centrale importanza il problema del governo del territorio e del sistema delle autonomie locali. In realtà questo Stato non si può riformare se non si riforma in primo luogo il sistema delle autonomie locali, che è quello che costituisce, come dire, la presenza del pubblico, dello Stato in senso tecnico, del pubblico sul territorio e nella vita dei cittadini. Vorrei fare io una prima premessa. Il problema come nasce da un punto di vista non giuridico? Il problema nasce perché nel governo del territorio, nella domanda del governo del territorio, c'è una specie di tensione perenne tra fatto giuridico istituzionale e fatto socio-economico, e questo è determinato da vari fattori, evidentemente, dall'evoluzione del territorio della storia, dal loro sviluppo economico, che evidentemente varia negli anni e varia da parte a parte del territorio, e il problema reale quindi è quello di assicurare una certa corrispondenza tra unità amministrative e realtà economico-funzionali. Il vero problema oggi, che la realtà economica è in forte evoluzione, è quella della inadeguatezza sicura, direi, delle unità amministrative, delle giurisdizioni amministrative che governano il territorio. Questo, secondo me, dovrebbe indurre a una prima, come dire, a un primo punto di premessa. Oggi dobbiamo essere consapevoli che l'attuale assetto del governo del territorio non è sostenibile e va riformato con decisione, scusate se lo dico, anche a costo di sbagliare, purché magari sbagliando si vada nella direzione giusta. Per andare nella direzione giusta occorrono alcuni elementi. In primo luogo una visione strategica, sapere dove si vuole andare a finire, e probabilmente anche una buona dose di onestà intellettuale che non sempre è presente nel dibattito politico istituzionale di questi tempi. Poi bisogna avere la consapevolezza anche della necessaria complessità della riforma. Non si può intervenire su un livello, su questo sono estremamente d'accordo, bisogna intervenire su tutti i livelli. Stavo a vedere come, bisogna intervenire sul livello regionale. Il presidente Padoro diceva una cosa giusta, bisogna anche tenere presente che le regioni sono sviluppate dal 70 ad oggi in modo completamente diverso da come aveva insegnato il costituente, che pensava degli enti politici di programmazione, sono diventati degli enti di gestione, la sanità è un esempio evidente. Bisogna guardare i comuni, evidentemente la frammentazione attuale del livello comunale è insostenibile. Bisogna guardare il livello intermedio che probabilmente serve tra regione e comuni, e bisogna poi guardare sicuramente l'articolazione periferica dello Stato. Anzi, io mi vado facendo un'idea in questa esperienza, come dire, spuria che